No? Mi sentite? Buongiorno e benvenuti a tutti. E, um, intanto invito i relatori di questa mattina dove presenteremo le celebrazioni del centenario della nascita di Paolo Volponi a salire sul palco, poi ci alterneremo sul pulpito per gli interventi. Il sindaco il direttore Gallo Prego Sì, sì, accomodatevi là. Intanto grazie della vostra presenza, grazie ai giornalisti, eh, la faccio breve, oggi presentiamo il programma di iniziative che eh, vedranno soprattutto questa città protagonista di eh, iniziative che vanno eh, ad approfondire la figura di Paolo Volponi, eh, il suo profilo di intellettuale, di scrittore e eh, di parlamentare e percorreranno eh, tutto l'arco del 2024 gli enti promotori sono come vedete da questo tavolo diversi, abbiamo l'università, abbiamo il comune abbiamo la galleria nazionale delle marche, abbiamo l'accademia e abbiamo anche la collaborazione dell'ISIA per il progetto grafico direi che per partire lascerei la parola al prorettore così ci dice un po' qual è eh, l'impegno eh, dell'università grazie Grazie, benvenuti a tutti e benvenute a tutte. Eh, vi porto i saluti del magnifico Rettore che oggi era impegnato, quindi non riusciva e, e, e ha lasciato a me diciamo, questo eh, onore. Eh, da prolettore alla comunicazione sono molto contento diciamo, di questa eh, iniziativa, innanzitutto perché eh, è un'iniziativa di collaborazione, di messa in rete di diverse realtà, di questa nostra città campus, di cui un po' tutti eh, facciamo parte, anche come realtà istituzionali, quindi sono particolarmente lieto. Subito voglio ringraziare diciamo, i ragazzi eh, dell'ISIA per il lavoro fatto, eh, che è un lavoro molto molto eh, bello, importante, e lascia un segno che sicuramente riuscirà a caratterizzare diciamo, tutta l'annata la, dei festeggiamenti, quindi sono eh, molto lieto. Eh, non sta a me parlare ovviamente di, di Paolo Volponi, anche se da comunicatore eh, è evidente che Paolo Volponi eh, sia una figura eh, sostanzialmente centrale nel Novecento e anche per l'eredità che ci ha eh, lasciato da diversi punti di vista. Eh, prima di tutto letterario, ma sicuramente anche dal punto di vista comunicativo in quanto politico eh, in eh, particolare, perché il suo impegno politico in qualche modo si è espresso in maniera esplicita durante diciamo, la sua presenza eh, lunga eh, in Parlamento, ma mh, si è intrecciata diciamo, significativamente con la dimensione comunicativa eh, come voce pubblica eh, che da una serie di testate nazionali è riuscito in qualche maniera a caratterizzare il suo tempo, a raccontarlo e a criticarlo ed è un insegnamento forse questo che ci dobbiamo portare dietro. Se vi dovessi dare un consiglio di lettura nel volume Cantonate di Urbino trovate molti scritti fondamentali che rappresentano diciamo, questo suo versante, inutile che vi racconti poi del... Eh, rapporto con le testate come Corriere della Sera, con l'unità, eh, che hanno dimostrato diciamo, una, veramente una versatilità eh, molto forte. Non si è mai sottratto dall'impegno di ehm, parlare con studentesse e studenti, di intervenire in maniera molto attiva anche nel dibattito pubblico all'interno del mondo dell'università, de, dell e anche questo diciamo, è un elemento eh, fondamentale. E poi c'è tutta ehm, l'esperienza che ha fatto eh, in RAI dal 76 82 eh, nel Consiglio delle amministrazioni e eh, che in qualche maniera ha caratterizzato diciamo, la sua figura pubblica dando anche un'impronta diciamo, a quella che eh, allora era la testata principale dal punto di vista editoriale. Eh, la RAI nasce fondamentalmente per unificare un'Italia che non era eh, unita se non diciamo, sotto la forma, dopo la seconda guerra mondiale, eh, dei confini e diciamo, è un progetto pedagogizzante particolarmente rilevante a cui lui ha contribuito diciamo, come consigliere in maniera eh, significativa. Quindi come dire, per chiudere molto velocemente, Paolo Volponi è sicuramente stato una figura poliedrica, è un intellettuale pieno, uno scrittore che ha sempre fissato um, le proprie idee con grande intensità nei romanzi, nei raccolti di poesie, anche nei discorsi parlamentari e in tutto quello che ha attraversato la sua vita. E grazie al lavoro congiunto delle istituzioni e della sua città e grazie al Comitato Nazionale che è in via di costituzione presso il Ministero della Cultura, possiamo dare un contributo. Eh, divulgativo e di approfondimento sulla sua opera e sul suo pensiero. Ecco questo omaggio a Volponi eh, non è solamente un omaggio, ma è un recupero doveroso, doveroso anche per l'università, di un valore critico che ha una funzione fondamentale eh, anche oggi e che è un'eredità che ci lascia, che lascia al mondo intellettuale, ma in generale a tutto il mondo della cultura e soprattutto alle ragazze e ragazzi che si affacciano a questo tipo di eh, mondo e noi come università ovviamente non possiamo fare altro che accoglierlo. Quindi benvenute e benvenuti a tutti eh, di nuovo da parte dell'Università di Urbino Carlo Bo, grazie diciamo i, le, diciamo, le istituzioni che sono in rete con noi e vi racconteremo oggi quali sono le prime eh, iniziative di un anno che prevedo molto lungo, comunque. Eh, buona fortuna a tutti. Grazie professore. Adesso, prima non l'ho citata, c'è anche la Fondazione Carlo Marise e qui abbiamo come rappresentante Alessio Torino del Comitato Scientifico che ci illustrerà diciamo, le iniziative che faranno partire le celebrazioni ufficialmente. Sì, grazie. E grazie al magnifico rettore, all'università, alla fondazione che ha pensato che potessi dare il mio piccolo contributo a questa grande causa, che se sono riuscito a fare qualcosa è perché poi questa responsabilità l'ho condivisa alla pari con tante persone, molte delle quali sono anche oggi qui eh, presenti. Ci aspettiamo tutti, ecco, che una conferenza stampa si snoccioli in una serie di dati, di nomi, di iniziative, di, di informazioni. Eh, e sarà così. Però ehm, l'inizio lo lascerei ehm, per una piccolissima riflessione su, sulla parola dono. Il dono che, come sappiamo, ha caratterizzato la vita e l'opera di Paolo Volponi, che poi si è anche eh, eh, realizzato in questa donazione di quadri molto importanti in corrispondenza di un, di un evento per lui eh, tragico che tutti noi conosciamo. Una, un dono che ha fatto di sé, della sua scrittura, del suo impegno politico a favore di questa città, a favore di questo territorio. Basti leggere i discorsi parlamentari per vedere anche la sua conoscenza capillare di anche dei piccoli paesi, cose che tornano poi anche nei suoi romanzi. E ed è bello eh, sapere che la famiglia Volponi in qualche modo continua in questa tradizione di dono alla città, perché eh, credo che dobbiamo essere tutti grati eh, a Caterina Volponi per aver scelto di donare l'archivio del padre a questa nostra città, dico città eh, formalmente la Fondazione Bol Università, però di fatto è la città di Urbino. C'erano tanti enti istituzioni, anche stranieri come è Noto che avrebbero voluto questo fondo, che appunto ci sono manoscritti, eh, autografi, quindi eh, dati lo scritti con sue annotazioni, fogli con eh, suoi progetti di romanzi, una marea, eh, una miniera vorrei dire, di, di documenti che per chi studia eh, il Novecento Italiano rappresenterà un punto di riferimento assoluto per i studi di Volponi. Sottolineo che da tre anni il sistema bibliotecario sta digitalizzando questo fondo, quindi la Fondazione Bo con questo lascito diventerà ancora di più un punto di riferimento assoluto per questo genere di studi e noi dobbiamo ringraziare Caterina Volponi per aver scelto Urbino per questa donazione. Naturalmente le donazioni in più sono importanti e più possono metterti anche in crisi perché eh, di più la cosa è importante, più il rischio di maneggiarla è, è alto. Io per primo, eh, quando mi è capitato di confrontarmi con certe cose, eh, sai, il dubbio e sarò all'altezza di poterlo fare, credo che sia naturale, come credo che sia anche naturale e sarà naturale eh, eventualmente sbagliare, perché di fronte a una cosa così grande siamo tutti chiamati a essere migliori. Di quanto non siamo già perché l'asticella posta da questo genio, da questo grandissimo poeta e scrittore è altissima e quindi, come tale, noi siamo chiamati a un compito molto, molto difficile che però ci renderà migliori. E quindi, credo che la parola che ha usato il prolettore prima, doveroso, eh, sia, la parola, sia la parola più giusta perché abbiamo questo dovere di guardare questa quest sticella posta in alto e di poter però saltare là in alto. Ecco. Ehm, proprio per onorare questo lascito abbiamo pensato che i due eventi eh, principali eh, organizzati dalla Fondazione Bo dovessero avere in qualche modo qualcosa a che fare con questo. E infatti così è, perché eh, dal 6 eh, febbraio si inaugurerà alla Fondazione Bo una mostra eh, che eh, appunto permette eh, di eh, incontrare e anche informarsi, perché no, sulla figura di questo grande scrittore attraverso eh, i documenti che ora sono eh, stati lasciati all'Università di Urbino da Caterina Volponi: quindi manoscritti, eh, foto d'epoca, video. Tutta una serie di cose che, eh, in una trentina di teche, accompagnano il visitatore in un percorso molto importante sia aperto per chi lo voglia conoscere, anche per la prima volta perché no, ma sia approfondito perché come vedrete i, i, il materiale che c'è è molto importante. Sono 30 teche, c'è qua eh, Salvatore Ritrovato che poi vi potrà, se volete, eh, durante i giorni della, della, della mostra, guidare con cognizione di causa più di chiunque altro, ma esempio proprio a caso. Mi sono preso qua una delle, una delle teche, eh, che è Volponi e Bo. Abbiamo una prima edizione di, me, di memoriale sulla quale Bo ha preso i suoi appunti. E poi delle lettere, delle, delle dediche. Caro professore, scrive Volponi e Bo, eccole le bozze, anzi il libro nudo, con l'affetto e la trepidazione più cordiali. Spero che possa ritrovarvi qualche verità rubinate, l'aria, la lingua, l'incantamento, la ribellione solitaria, la bontà e che possa riconoscervi ogni tanto il suo devotissimo Paolo. Questo è proprio davvero scegliendo a caso per non dire a casaccio. Uh, abbiamo lettere di Bassani, Bertolucci, Caproni, Eco, Giulio Enaudi, Gadda, Fortini, Flaiano, Giudici, Guttuso, Magri, Sessa Morante, Anna Maria Ortese, eccetera, eccetera, eccetera. Mi, 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 fi, mi finisco qua. Questo per dire che con la parola doveroso nel fare far qualcosa per questa grande figura era assolutamente centrale. Sempre il 6 febbraio e andrà avanti per... Tre, eh, per tre giorni abbiamo eh, un convegno internazionale. Paolo Volponi, Le Carte, l'Opera e, e la Polis. Curato tra gli altri eh, da Salvatore Ritrovato, che vi dicevo prima, e da Emanuele Zinato, due appunto dei più importanti filologi e conoscitori dell'opera eh, volponiana che abbiamo in Italia. Eh, mi fa piacere che. Il prorettore abbia citato la, la comunicazione, perché ecco, capitando qua la 5 del, del convegno, voi vedete una, una foto di Mario Dondero. Foto di Mario Dondero che compare anche eh, nella, nei poster e nella comunicazione relativa alla mostra. Ecco, sempre tornando al concetto dell'asticella che vi dicevo prima, posta in alto, noi abbiamo scelto per questo appuntamento così importante le foto di un fotografo, naturalmente, che non ha bisogno di presentazioni, Mario Dondero, ma sapete bene che anche una foto, così come un'illustrazione, senza progetto grafico è niente. Quindi ci siamo rivolti a una delle scuole eh, più importanti che abbiamo in Europa per la grafica, che è appunto ISIA. E quindi io penso che Volponi sarebbe stato contento che noi avessimo messo un accento sugli studenti perché quello che hanno fatto i due studenti che poi sentirete dopo è qualcosa di davvero eccezionale. Ecco, noi siamo stati guidati da questo, da questo spirito, di cercare di fare il meglio in ogni ambito, chiamando il meglio e cercando il meglio laddove lo potessimo trovare. Eh? E continuando eh, in questo elenco che non può che essere naturalmente parziale, eh, mi fa piacere citare altre due cose che coinvolgono eh, delle realtà urbinati molto importanti. Il primo è eh, la riedizione aumentata di Cantonati di Urbino, quest'opera che era stata citata prima, che verrà ripubblicata eh, grazie alle cure eh, della Scuola del Libro di Urbino con altre otto illustrazioni eh, o meglio eh, acqueforti incisioni scusate che non erano entrate nella edizione originaria del 1985 che aveva oltre i tre testi di volponi tre acqueforti di eh, Renato Bruscaglia. Sapete, questa città ci si lamenta spesso che nulla mai cambia, un po' è vero, però al tempo stesso l'altra faccia di questa mancanza eh, di cambiamento è come poi le cose le preserva. Mm? Marta Bruscaglia ci ha infatti portato ancora chiuse dentro un foglietto, le altre otto placchette eh, di zinco in cui c'erano le illustrazioni, le, le, le incisioni del padre che erano state fatte per, negli anni Ottanta e poi mai entrate nell'edizione. Nell ecco, quindi la scuola del libro, grazie anche di nuovo, vedete, al dono di una persona, qualcosa che è gratuito, perché non ha nulla in cambio il dono, ci ha eh, permesso di riproporre una eh, celebrazione di Volponi attraverso la celebrazione di un'amicizia. Anche, anche questo crediamo che avrebbe fatto piacere a Paolo Volponi, che non ci fosse un focus soltanto su di lui, ma anche su alcuni dei suoi amici che l'hanno accompagnato durante tutta la vita. Poi, eh, questo avverrà a maggio. A luglio, i primi di luglio, in eh, concomitanza con ormai questo tradizionale appuntamento delle state urbinate, che è Urbino Teatro Urbano. Metteremo in scena, anzi, metteranno in scena, e in questo caso saranno poi gli studenti e le studentesse della nostra università, la lisistrata nella traduzione di Paolo Volponi. Ecco. Per, anche per eh, dare un'idea di quanto fossero vasti gli interessi di questo, di questo grande intellettuale. Ecco. Eh, vi posso anche anticipare che. Avremo modo di conoscere Paolo Volponi anche attraverso eh, delle testimonianze video raccolte eh, da Alessandro Tuntini in un video che si intitola eh, Viva Volponi. Con cui eh, andremo a conoscere eh, un lato inedito di, di quest'uomo, appunto, grazie alle testimonianze di persone che l'hanno conosciuto anche molto, molto da vicino, quindi durante tutto l'anno sempre in virtù eh, di questo principio di cercare di essere eh, più aperti possibili, ci sarà anche un documentario per, per poterlo conoscere. Ci sono anche delle persone eh, piuttosto importanti che compaiono in questo documentario, ma vi, lascio, vi voglio lasciare con, eh, con il senso di attesa e anche, perché no, di sorpresa chiedo scusa eh, con il cuore per tutte le cose che non ho citato, perché ce ne sono tante e adesso è impossibile citarle tutte, però eh, avevo in animo di potervi dire quello che ci ha mosso e cioè la consapevolezza che avevamo di fronte a noi un appuntamento importante un'asticella molto importante mo posta molto in alto che incute magari in qualche momento anche una certa possiamo dire paura ma che ci sprona ad essere migliori, sia come università, sia come città e sia perché no come, come persone. E, e questo può essere un'ulteriore un testimonianza della grandezza di questo scrittore che continua a donarci se stesso anche nel corso del tempo. Ecco, io avrei finito. Grazie Alessio. È stato detto del. Del rapporto comunque che non è mai stato interrotto con Urbino e che attraversa i libri, eh, le cantonate oppure Sipario Ducale, chiamerei il Sindaco per, dire, per fare un saluto e ricordare anche le iniziative che il Comune ha in progetto, tra cui la scopertura di una targa. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente chi ha organizzato questi primi eventi delle celebrazioni di questo... Questo grande scrittore, poeta, ma soprattutto cittadino e anche amministratore, ne potremmo dire imprenditore, potremmo dire tutto, no? dal, dal Senato fino a, al quotidiano delle attività che ha svolto per, per, per questo paese, oltre che per questa città. Ovviamente c'è una grande attesa e c'è grande fermento, tutti vogliono partecipare a queste celebrazioni, qualcosa vorrà dire, no? Questa, proprio questa mattina. Senza citarli ovviamente, ma noi non ci siamo perché non ci siamo? Perché magari sono in un programma che noi, come amministrazione, faremo appunto una conferenza stampa per annunciare anche tutte le cose che dovremmo eh, fare. Cominciamo il 6-8 febbraio con queste vostre iniziative. Ringrazio ovviamente l'università, eh, ringrazio l'ISIA, l'Accademia, il direttore del Palazzo Ducale che eh, chiaramente. Sta facendo un lavoro grandissimo per la nostra città, oltre che per il Palazzo Ducale, lo ringrazio ulteriormente. E chiaramente ringrazio tutti senza tralasciare nessuno e una riflessione. Caterina quando è venuta da me, quando abbiamo la figlia, così pensato a quelle cose da fare, e mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto. E mi ha detto facciamo anche delle cose concrete che, lasciano, che restino nella città, ecco, non facciamo solo convegni, solo... Iniziative che poi passano per un giorno. E questo qui, questa, queste sue considerazioni mi hanno fatto riflettere molto e ho voluto portare avanti, al di là delle attività che poi io non annuncio perché mi ha mandato il foglio, che io non leggerò puntualmente perché poi sarà chi dovrà presentare le iniziative che lo diranno. Ma credo che una delle cose su cui, sulla quale ho lavorato, lei mi ha detto noi abbiamo questo spazio bellissimo qui davanti a Urbino, eh, una proprietà di famiglia che è abbandonata e allora volevo solo così per, in omaggio a questo grande uomo, ho lavorato molto in questi ultimi mesi per l'acquisizione della fornace Volponi. Proprio venerdì scorso ho avuto... Uh, e l'annuncio qui oggi per la prima volta ho avuto l'ok okay della, della Cervet che in rappresentanza della Banca Italia che mi ha, con, sulla nostra richiesta che avevamo fatto mi ha dato 5 giorni di tempo per accettare l'acquisto perché vedete tutti <ride> che oggi scade fra l'altro oggi lo porterò in giunta eh, però ecco i assessori lo sanno benissimo perché ci speravo perché tutti parliamo della riqualificazione di questi luoghi ma purtroppo non erano proprietà pubblica e noi non potevamo realizzare nessun progetto fino a quando non avevamo la piena proprietà. E questa è una cosa che a me piace molto perché, proprio per allacciarmi a quello che appunto diceva Caterina Volponi, di fare cose concrete, di sviluppare quelle. Eh, usare questo questo, uso questo. questo. passaggio improprio, però utilizzare tutti i pensieri che noi possiamo ancora oggi vedere di questo grande uomo che ha insieme a Carlo Bo, insieme a tutti quelli che hanno vissuto con lui, eh, avevano la visione di questa città, di questo territorio legato all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente, a veramente rendere gran grande la nostra città che comunque merita. E non è un conto dirlo, è un conto farlo. Eh, noi in questi giorni abbiamo avuto un passaggio epocale è il riconoscimento di capoluogo tutti ne abbiamo parlato però il mio segretario mi ha sempre detto guarda che non è così noi non siamo capoluogo perché ci siamo solo una circoscrizione e qualcuno un giorno potrebbe anche, e proprio ieri sera ho avuto comunicato che alla, è stato portato al Senato il decreto, decreto legge e quindi in questi giorni sarà approvato definitivamente e questa è una condizione che cambia completamente la prospettiva della nostra città perché vedete, quando noi chiediamo la pesaro urbino, quando noi chiediamo le infrastrutture, quando noi chiediamo queste cose, un conto avere questo titolo a pieno, un conto non averlo. Ecco, dico solo questo. E allora, chiaramente lo stimolo che ho avuto dalla, da Caterina proprio per le iniziative che saranno fatte anche con la voce, probabilmente questo nella città delle, delle frasi, delle considerazioni, delle poesie che potremmo ascoltare girando le vie della città, ci riporterà a capire qual era appunto quello che si aspettava dalla nostra comunità e su quello possiamo poggiare le basi per costruire il nostro futuro e andare nella direzione giusta. Ecco, quindi mi fa particolarmente piacere, noi abbiamo avuto le celebrazioni negli ultimi anni, parecchie celebrazioni che non abbiamo potuto celebrare a pieno per la pandemia, per un motivo o per un altro. Quest'anno è l'anno in cui ci dobbiamo impegnare per portare la voce di questo grande uomo al futuro e, comunque, le cose che la, le donazioni che citavi prima, per la grande generosità e quindi l'appartenenza alla nostra città, perché probabilmente c'erano altri che la volevano, no? come ha citato lei prima. È eh, eh, però è eh, stato dato dalla famiglia a questa città, questo vuol dire che c'era questo grande legame e questo grande legame credo che rimanga per sempre. Eh, chiaramente il Novecento è stato un, un secolo importante per, il, per tutta la nostra comunità, il nostro Paese che ha cambiato eh, la nostra vita, perché se guardiamo il periodo in cui lui è vissuto, eh, ci abbiamo avuto un'evoluzione grandissima. Dobbiamo cogliere tutte le opportunità che. Era nella, erano nei pensieri di questi grandi uomini per raccoglierle e proiettarle nel futuro. E io questo credo che questa città, proprio con l'entusiasmo che eh, rappresenta anche in questo anno delle celebrazioni di Volponi, eh, credo che possiamo ripartire con tutti i presupposti positivi. Non è a caso, questi giorni è stata successa un'altra cosa molto importante. Riguardo la cultura della nostra città, il riconoscimento come prima città della cultura europea. Qualcuno ha, ha scritto: Io non vado sui social e non rispondo a nessuno perché poi si comincia quel discorso lì. È un discorso che un amministratore secondo me non dovrebbe fare. Ma vedo: dice, ma perché? Chi ce, ce l'ha detto? Chi ce l'ha dato? Ci sono 48, ehm, 48 eh, associazioni culturali di questa città che ce ne sono più. Che è in una grande città come Parigi. Questo non è un dato che è stato inventato, è un dato oggettivo. Quindi, la cultura nella nostra città, nella storia, ha fatto la cultura del nostro paese, del nostro continente e forse anche oltre. E quindi, noi raccogliere questo testimone per portarlo avanti è una cosa che sicuramente non sono io la figura che può aiutare, però posso solo dire che la città ha disposizione per continuare questo percorso che hanno cominciato secoli fa i nostri antenati. Quindi eh, l'arduo compito a voi, all'università, all'accademia, all'ISIA, a tutte queste istituzioni che ci sono in città per eh, costruire il nostro futuro legato alla cultura e alla nostra storia e a queste celebrazioni perché le dobbiamo assolutamente vivere a pieno e far vivere a pieno soprattutto a tutti i concittadini della nostra città e del nostro territorio, perché spesso non conosciamo abbastanza di quello che è stato e questo, questi eventi servono per far conoscere soprattutto a noi, a tutti noi, quello che, quello che è stato fatto da questi uomini in quel periodo. Grazie. Grazie sì. Sindaco. Adesso diciamo una parte delle celebrazioni, una cosa che forse non è emersa abbastanza, eh, diciamo è costituendo un comitato nazionale alla firma del ministro, eh, che appunto poi eh, darà il via alle celebrazioni ufficiali e darà seguito al programma di cui vi stiamo parlando. Dicevo, lascerei la parola al direttore dell'Accademia di Belle Arti, Luca Cesari, per affrontare un aspetto di Volponi. Eh, che affronterà anche il direttore Gallo, che è quello di appassionato, amante, esperto e anche collezionista d'arte. Ehm, grazie, grazie agli ospiti. Beh, si è parlato già di un omaggio della città, indipendentemente dai suoi attori, non indipendentemente, ma con la forza dei suoi attori, dei suoi soggetti. E quindi in questo omaggio della città, in ragione appunto del grande dialogo che l'Accademia di Belle Arti di Urbino tenta di avere con l'amministrazione comunale, con l'università, con la Fondazione Bo, eccetera, è sembrata una cosa importante e dovuta anche in questo caso. Esprimere una nostra presenza, una nostra presenza che si materializza con alcune eh, manifestazioni, con alcune operazioni care. Un aspetto non dico meno esplorato, ma forse indagabile con maggiore forza anche di documentazione, come ancora non è stato completamente fatto. Di che cosa sto parlando della prima iniziativa? Quella appunto di una mostra dedicata nelle sale del Castellare e a conclusione della grande mostra Bartoliniana che mh, mi permetto, insomma, di invitare comunque a visitare perché è un evento straordinario, è una ammiraglia di acqueforti, 140 acqueforti di Bartolini mai uscite tutte insieme. Comunque, a seguire, a conclusione di questa mostra una mostra dedicata a Paolo Volponi, collezionista e scrittore d'arte. Per quello che riguarda la prima parte dell'argomento o del titolo, evidentemente c'è un precedente importantissimo di cui parlerà appunto il professor Gallo, che è quello delle due donazioni e tuttora credo ancora di un accrescimento. E di una proposta in Palazzo Ducale mh, di altre opere dell'amato 600 di Paolo Volponi. Quello che noi facciamo è eh, in sintonia con questo particolare aspetto, ma anche oltre eh, l'aspetto stesso, è quello di partire dalla scrittura d'arte di Paolo Volponi, cioè non la scrittura implicita dentro l'opera narrativa, i romanzi, dentro le poesie, che questo costituisce già un territorio abbastanza arato, anche se naturalmente è sempre ancora da affrontare, ma la scrittura d'arte intenzionale, ossia la decisione di Paolo Volponi di accompagnare per tutta la sua vita artisti con i quali è stato evidentemente in rapporti di amicizia, in rapporti intellettuali. E questo è, devo dire, insomma, un aspetto che mi sembra nuovo perché a corredo di esso esiste una produzione di scrittura sugli artisti, sulle arti, ma in questo senso mi riferisco anche alla città, alla lettura del paesaggio, appunto nel suo complesso che in parte è documentata nella bibliografia dell'ottimo eh, zinato, ma in parte fatta anche di scritti dispersi come sempre accade per la generosità dello scrittore stesso, che disseminava o rispondeva a tutte le proposte che gli venivano dal, dal, dai più vari eh, soggetti. E quindi una delle funzioni dell'iniziativa, anche in direzione di una possibile appunto edizione alla quale si sta pensando, è. <coughs> è proprio quello di mettere insieme questo grande capitolo, questa grande miscellanea, varietà di scritti che cominciano nel 63 e guardate un po' proprio con una mostra presentata da Ol Olivetti di, di Renato Bruscaglia. Ecco, il filo, il rapporto naturalmente con l'arte che ha espresso questa eh, territorialità è Fortissimo non solo per quello che riguarda la pittura, diciamo antica, anche se di fatto si tratta di pittura moderna del Seicento, ma appunto il Novecento. E quindi, qual è la novità di questa mostra? Quella di esporre naturalmente delle opere messe con grande generosità a disposizione da Caterina Volponi, opere. Del 600 tra le quali appunto Guerrieri, Cantarini eh, ed altri, ma proseguire su un percorso e su un tracciato che questo di fatto è veramente poco conosciuto o poco documentato, diciamo, che è quello di arrivare al Novecento, cioè alle opere acquistate oppure a eh, Volponi donate da artisti del Novecento. A cominciare da questo famoso Bartolini che è proprio un nome strategico all'inizio nella formazione di eh, Paolo Volponi e da quel gusto volponiano per l'acquaforte, per il linguaggio dell'incisione che lo porta proprio a principiare la sua eh, collezione con l'acquisto di un'incisione di Morandi al costo di 5. Nel 1951, eh, come lui stesso appunto scrive in una bella introduzione ai cataloghi Prandi. Quindi andremo diciamo, da questo, come diceva lui spigliatamente, così con la, con la franchezza, anche che distingueva il suo dettato orale in un'intervista a Lea Vergine, dice io vado dal 600 al Novecento e così questa mostra che parte da, alcuni, da alcune opere dell'amato 600 per arrivare attraverso queste figure di passaggio appunto anche ad un Novecento più inoltrato che si conclude con i nomi di Cucchi, di Mattiacci, di Pomodoro, e ancora oltre con, i nomi, con il nome di Isgro, con un bellissimo Isgro amico della città di Urbino, ma molto amico dell'Accademia di Belle Arti, l'abbiamo ospitato appunto pochi mesi fa, e per esempio con delle bellissime Polaroid ritratti di Schifano. Quindi insomma è tutto un mondo dal punto di vista della documentazione, ripeto, nessuna presunzione di scoperta di chissà che cosa, però piuttosto interessante che vedremo quindi in questa mostra. E che sarà corredata naturalmente dalla, dalla parola di Volponi perché parte dalla parola, dalla scrittura di Volponi, quindi la sua stessa eh, passione di collezionista sostanziata da una chiamata, da un'esigenza, da un'impulsione, proprio come era tutto nella sua eh, creatività, che nasce dalla parola e naturalmente eh, dall'occhio. Contestualmente a questo, vado, cerco di essere breve, Breve in occasione della rassegna eh, diretta appunto dal bravissimo eh, Alessio Torino, Urbino e Le Città del Libro, noi faremo dentro l'Accademia un omaggio particolare attraverso i nostri allievi della eh, scuola di, del, del corso di illustrazione, i quali formandosi adesso sulla parola anche di conferenze, eccetera, eccetera. E lavoreranno, si adopereranno, creeranno appunto su testi di Paolo Volponi, probabilmente non solo testi di poesia. Io li ho spinti ad andare anche oltre sulla narrativa o sulla dichiarazione giornalistica o aforistica, no? Ci sono anche cose di aspetto aforistico straordinario. In quel mentre, sempre la generosità di Caterina Volponi ci concede. Tre bellissime opere romane di Tano Festa che noi ne esporremo quindi installeremo nelle, negli spazi dell'Accademia eh, sincronicamente a quello che avverrà appunto nel eh, Castellare. Sempre in questo periodo o gravitante, appunto, sulla primavera, un'altra cosa molto importante è. Come è nella, nostra, eh, nella tradizione della nostra istituzione, cioè della grande attività della scuola di scenografia, quella di fare una proposta, in questo senso, appunto, di un'opera che non chiamerò eh, spettacolo, ma si tratta di una drammaturgia ideata e raccolta dal referente di scuola, dal professor Massimo Pugliani, il professore di regia. Da Volponi stesso, ossia una drammaturgia creata sulle mosche del Capitale e sul Don Giovanni di Mozart. È idea volponiana. E quindi la, dalla scuola di scenografia uscirà una scrittura, diciamo, insomma, drammaturgica che si varrà poi naturalmente di una, di una formazione strumentale e di una voce. Attoriale importante, insomma, in corso di definizione, che eh, anche questo credo aggiungerà perlomeno mh, alle nostre così, a quello che noi proponiamo con amore, con ammirazione infinita. Verso questo autore che non esprime solo una territorialità, ma esprime, come tutti sappiamo, e dico una cosa scontata, una universalità potentissima proprio grazie a questa territorialità. Ecco, Volponi è come molti hanno. Sostenuto, per esempio, Giovanni Raboni è senza dubbio una delle maggiori punte della scrittura, complessivamente della narrativa e della poesia, perché le due cose si riversano l'una nell'altra, della seconda metà del Novecento. Mi pare di avere ricordato tutto e ringrazio gli amici partner e ringrazio naturalmente l'ospitalità dell'Università per questo spazio offerto. Grazie. Direttore Gallo, siamo partiti dalla parola dono e la possiamo, diciamo, ripercorrere di nuovo questa parola per motivare anche il coinvolgimento della Galleria Nazionale delle Marche. Naturalmente mi sembra il modo migliore per, per chiamarmi in causa proprio sulla parola dono. Dono è una parola splendida che ha a che vedere sicuramente in questo contesto con il dono, due donazioni successive della collezione appartenente al senatore Volponi che ha arricchito in maniera eh, sensazionale le, le collezioni della Galleria Nazionale delle Marche, ma direi che dono è anche una parola che accompagna, credo dovrebbe accompagnare tutte le nostre azioni perché in qualche modo eh, noi agiamo cercando di raccogliere i doni di chi è venuto prima di noi e di trasmetterli a chi verrà dopo. E, occupandosi naturalmente anche del presente. La Galleria Nazionale ha evidentemente voluto partecipare alle celebrazioni di Paolo Volponi a questo centenario partendo da un ragionamento sulle donazioni avvenute. Come molti di voi sapranno, eh, circa un anno e mezzo fa abbiamo riallestito eh, e aperto eh, per la prima volta le sale del secondo piano di Palazzo Ducale, eh, riesponendo quindi la collezione Volponi secondo dei criteri nuovi quindi eh, che hanno non solo messo maggiormente in valore la qualità straordinaria dei dipinti attraverso una nuova illuminazione attraverso un nuovo allestimento attraverso eh, diciamo dei, delle possibilità di approcciare le opere d'arte in maniera diversa rispetto a prima no? cioè, pensate quando erano esposte eh, nella galleria al primo piano le complessità anche di poterle veramente guardare per mancanza di luce e adesso al secondo piano hanno trovato una eh, nuova eh, possibilità di approcciarsi alla qualità delle opere, ma insieme alla qualità delle opere io direi che bisogna pensare alla qualità del collezionista quindi ehm, la nostra partecipazione al centenario ehm, è un ragionamento sul collezionismo di Paolo Volborni sulla sua ehm, qualità di eh, conoscitore d'alte, sull'applicazione di quella connessorship che contraddistingue tutta la sua cultura, la costruzione appunto della sua collezione secondo un orizzonte culturale che segue chiaramente l'orizzonte culturale della storia dell'arte italiana, penso in particolare ai rapporti con Roberto Longhi, ad esempio, e a questa idea eh, tutta Longhiana della storia dell'arte, quindi, una idea che eh, lega il collezionista ai grandi ai storici dell'arte del Novecento italiano. A questo eh, naturalmente abbiamo voluto dedicare un'attenzione in particolare. Siamo partiti proprio da una recensione eh, scritta da Massimo Raffaelli sull'esposizione delle nuove eh, sale dedicate a Paolo Volponi che eh, devo dire ci ha fatto molto riflettere. Siamo partiti proprio da una recensione per provare a fare un affondo eh, su alcuni temi e alcune predilezioni di Paolo Volponi collezionista, in particolare il suo amore per il Seicento, per eh, la pittura del corpo, per la raffigurazione del tempo edace, per la raffigurazione anche della eh, capacità naturalistica del, della pittura del Seicento. Ehm, abbiamo quindi chiesto la partecipazione eh, di Caterina Volponi, che eh, ha accettato e, e la ringraziamo per questo, per eh, approfondire proprio questi aspetti e quindi... Ehm, la sala attualmente dedicata ai ritratti che avete visto al secondo piano sarà smontata eh, e utilizzeremo quella sala per esporre otto opere provenienti dalla collezione Volponi che ci permettono, dall'attuale collezione eh, Volponi che ci permettono di approfondire quindi questi aspetti eh, di. Eh, di collezionista, di conoscitore d'arte, anche cercando di fare eh, dei confronti fra la sua scrittura, quindi, proprio l'idea, ad esempio, messa in pratica in corporale, e la, ehm, le figure appunto dei dipinti. Andremo ad esporre. Quindi c'è proprio la volontà di aggiungere una sala Volponi alle due già esistenti per approfondire alcuni temi nodali di, eh, della sua collezione, quindi della sua cultura eh, storico-artistica e questo ci sembrava molto importante, fatto proprio all'interno di quel museo eh, che a lui deve così tanto. E ci sembrava importante farlo eh, durante l'estate. Quindi la mostra aprirà il 14 luglio, è una data che per la Galleria Nazionale delle marche è diventata una data importante, abbiamo aperto il secondo piano il 14 luglio, apriremo questa mostra eh, dedicata a Volponi il 14 luglio e eh, sarà anche trainata dalla mostra dedicata a Federico Barocci che aprirà invece il 20 giugno, quindi quest'estate la galleria avrà una grande monografia sulla sua collezione storica perché Barocci e vorrei ricordarlo qui oggi è il padre fondatore della Galleria Nazionale delle Marche, che è stata aperta eh, nel 1913, proprio l'anno in cui si celebrava il centenario di Federico Barocci, quindi quando Leonello Venturi apre la galleria, la apre dedicata a Federico Barocci, e accanto a Barocci ci sarà un approfondimento su eh, Volponi collezionista e quanto le opere d'arte eh, diciamo, catalizzino la sua attenzione e anche lo ispirino come scrittore. Um, credo che l'offerta sia un'offerta culturalmente molto raffinata, credo molto in, uh, nella programmazione di mostre che uh, quest'estate la Galleria uh, presenterà, accanto naturalmente alla progressiva apertura e evidentemente anche chiusura eh, dei lotti di Palazzo Ducale eh, che sono eh, interessati dai grandi lavori che credo chiunque venendo a Urbino trova vede cantieri e ponteggi sappiate che sono lavori strutturali estremamente importanti ma insieme all'adeguamento eh, del, del palazzo che è il capolavoro del 400 eh, che va appunto portato nel futuro anche ad esempio con un nuovo impianto elettrico voi direte ma lei è uno storico del io sono uno storico dell'arte, ma ultimamente vedo più prese che quadri, vi confesso. Ma eh, questo è un arricchimento personale di cui sono particolarmente felice. Eh, e bisogna conoscere tutto nella vita e o il più possibile. Ecco, accanto alle mostre eh, riapriremo. Eh, puntualmente delle eh, stralci eh, delle sale, una prima riapertura in crociole dita sarà a fine marzo con tutto l'appartamento della Iole e quindi una nuova presentazione delle opere d'arte, anch'esse nuovamente illuminate e credo che una visione nuova del palazzo con le sue opere, i suoi decori scultori e l'approfondimento su Volponi ci permetteranno di capire anche meglio eh, l'importanza di questa nostra urbino e permettetemi, pur essendo romano, di dire nostra a questo punto perché eh, voglio sentirmi anche io un po' parte di questa comunità, eh, lasciatemelo fare. E, per restituire, eh, se ancora ce ne fosse bisogno, l'importanza di questa che mi piace pensare essere una sorta di Atene del pensiero. Non credo che esistano in Italia e in Europa altri luoghi in cui eh, si può incontrare davanti a noi una bellezza così assoluta, così ben tenuta e in questo ringrazio l'amministrazione comunale per il lavoro straordinario che fa, per la tutela e anche il, diciamo, la gestione di questo centro, un centro nel quale a distanza di pochi metri possiamo incontrare delle istituzioni culturali così tante, eh, così importanti, eh, di livello devo dire, eh, nazionale e internazionale. Eh, a Urbino ci sono ben quattro biblioteche di storia dell'arte, eh, ci sono tante collezioni, ci sono tanti professori, tanti studenti, tanti intellettuali e quindi è il luogo migliore per immaginare di essere nell'Atene di Pericle, se non altro per un istante una piccola cosa biografica l'altra sera eh, ero nella mia camera e si è poggiata sul davanzale della finestra una civetta ho pensato che poteva essere solo un segno di buon augurio per quest'anno che si apre e la civetta è un uccello con tanti significati e quindi voglio dedicare questo uccelletto che si è posato era piccolina, eh, si è posato sul davanzale della mia finestra all'inaugurazione di questo anno eh, come un anno che ci porterà a sicuramente lontano. E e noi come galleria ci siamo e lavoriamo profondamente con dignità e soprattutto con molto entusiasmo e quindi eh, vi aspetto naturalmente ogni volta che vorrete, per gli studenti abbiamo addirittura una nuova porta solo dedicata agli studenti così almeno eh, sfatiamo anche dei miti diciamo apotropaici sbagliati quindi mai il museo è stato aperto come adesso eh, seppure è parzialmente chiuso per farci i lavori, quindi grazie. Grazie. Grazie direttore. In chiusura chiamerei Giuseppe Biagetti, direttore dell'ISIA, Lorenzo e Valentina perché eh, diciamo la copertina che vedete è frutto del loro lavoro e hanno immaginato la grafica per quest'anno di celebrazione e ecco, ci spiegheranno un po' come hanno ragionato su questa figura. Due parole giusto per poi lasciarle lo spazio che meritano Valentina e Lorenzo che hanno portato avanti il progetto. Eh, L'ISIA d'Urbino è da anni è costantemente alla ricerca di documentare i personaggi che hanno un po' condizionato il nostro territorio con la loro azione, con la loro persona, ma allo stesso tempo anche eh, cercare con il nostro contributo di raccontare la storia di questi personaggi. E in questo caso abbiamo avuto a che fare con un sapere importante che è l'uomo Volponi, un uomo che vorrei definire plurilinguaggio, un uomo che non solo con la scrittura ma anche con i suoi appunti, con delle piccole annotazioni spesso ironiche ma anche con dei gesti, ha saputo raccontarsi, spesso raccontare una storia che non è così evidente a tutti. Il percorso, la creazione del logo, ma anche l'allestimento, la mostra che insieme alla, alla Fondazione di cui siamo grati ecco, per questa collaborazione, vedrete eh, svelerà un volponi forse inedito, ma un volponi che si racconta con un'attualità estremamente eh, veramente vicino a quelli che possono essere i linguaggi che noi oggi vediamo magari sui social o quella ironia che solo un grande uomo che ha saputo dare un contributo nel Novecento spesso può utilizzare e sa utilizzare. Mi piacerebbe ecco, lasciare un po' la parola ai ragazzi perché meritatamente, insieme al professor Jonathan Pierini, che eh, ringrazio che non è potuto essere qui, hanno seguito il lavoro e quindi raccontateci un po' le vostre esperienze. Esco. Siamo orgogliosi sicuramente del progetto che siamo riusciti a realizzare e anche grati soprattutto per l'opportunità che viene data a due studenti eh, da persone che si sono affidate di quelle che sono state le nostre scelte e anche di quella che può essere la nostra professionalità pur essendo due studenti nella realizzazione di un progetto così grande e importante e a cui voglio, abbiamo voluto dare insomma, eh, una certa importanza a proprio quella che era la figura di Volponi, eh, di scrittore, ma soprattutto come persona della città di Urbino. E, graficamente abbiamo cercato di eh, mostrare i due lati della persona che era, quindi eh, la persona più legata all'industria, legata ad una vita di, di lavoro. Ma anche dall'altro lato a quella vita molto più libera e di campagna, se possiamo dire. E realizzando insomma sia quella che è stata la comunicazione del progetto che tutto eh, l'allestimento insieme alle persone che hanno curato la mostra in sé, eh, volendo in tutti, in tutti i lati, in tutte le immagini di, di queste celebrazioni, mischiare queste due, questi due suoi lati. Eh, dando poi anche molta importanza a quelle che sono le fotografie di Mario Dondero, che vediamo qui eh, in tutta la comunicazione, ma che potrete vedere sicuramente anche meglio durante la mostra, eh, a fare da sfondo a quella che è stata, a alla mostra che è stata creata, a tutti i documenti, i manoscritti e quello che potrete vedere insomma, durante quest'anno di celebrazioni. Sì, volevamo anche aggiungere che a parte i ringraziamenti per anche la disponibilità che ci è stata data a poter vedere l'archivio non soprattutto fotografico, ma anche appunto quello che c'erano proprio gli appunti, gli schizzi di, di Volponi che sono stati di, di grande ispirazione per noi per la realizzazione del, della parte grafica. Eh, anche appunto la volontà, non soprattutto nella comunicazione, ma nella mostra, come eh, speriamo verrete a vedere. Di, di riportare queste immagini queste foto di archivio poterle ripubblicare qua sia anche a rappresentare che questa grande persona, questo Paolo Volponi è tornato tra noi e gira ancora per la, per la sua città che era Urbino. Grazie ancora di tutto Io vi ringrazio l'appuntamento per il 6 febbraio solo una nota in chiusura su, grazie al lavoro del sistema bibliotecario su Santio Digital Heritage trovate i manoscritti di Volponi, c'è tantissimo materiale, è già online, in più troverete anche un sito dedicato a Paolo Volponi ed è veramente eh, una chicca poterlo vedere perché c'è veramente tanto materiale grazie al fondo Volponi e quindi grazie a Caterina Volponi. Grazie a tutti.